sempre pieno. Attenzione, Pirlo. Anche sempre pieno. Parte Pirlo, la mette bassa, poi gira. E gol! Gol al volo! Gol al volo di Bonucchie! Viva Mirko Vucinic! Mirko Vucinic! Mirko Vucinic! Mirko Vucinic! Mirko Vucinic! Mirko Vucinic! Sì, Muntari! Mirko Vucinic! Mirko Vucinic! Mirko! Londa Valetti! Ma glielo revocano. Ma se lo prende lui, lo prende lui, come che gioia! Attenzione, l'Inter! Palla dentro! No! Cosa ha sbagliato Mazzini? Pallone dentro Marchisio, esce! Su un attaccante che sbaglia un gol così deve essere sostituito subito. Marchisio! Ma non è possibile sbagliare una cosa. Vicino al raddoppio la Juve! Allora, ragazzi, dai, allora no, credetemi, Pazzini, via, peggio del peggior Calloni. Ancora un tiro alto, so sotto, devo farlo vedere a Pazzini. Io prendo lei e con molto rispetto. Ibra sulla destra, c'è mezzo Antonio, la palla che rientra, gol! Il Pibe l'ha messa! L'ha messa il Pibe! 1-0 Milan! Fino alla fine, ci sei mancato Antonio! Ci sei mancato Antonio! Fino alla fine il Pibe! Fino alla fine il Pibe! E decide per il momento lo scudetto! Ancora il gol mandato a Sulli Muntari! Per il momento lo scudetto deciso ancora! Sulli Muntari, Ibra per il Pibe, 1-0. Pulisce però ancora però, l'area. Scusa, Ruiu, lo chiedo anche a te. Si può intravedere nell'atteggiamento di Ibra il classico atteggiamento di Ibra quando non ne ha voglia? Ibra ha avuto due battute a vuoto dopo l'eliminazione della Champions. Sto parlando di questa partita. Questa partita a casa dice che se ne frega. Ibra, che... vuoi ci pirare al tiro di Ibra? Tiro gol! Ibrahimovic! 32 gol in stagione! Il re del Milan che ci porterà l'anno prossimo a vincere lo scudetto quando finirà il miniciclo di questi. E la differenza è sempre questa. La differenza Dovete sudare 32 gol per il re del Milan, il re del campionato, capocannoniere incontrastato, e la differenza insomma, appunto. Avevo chiesto Marcello, sento un beccare 2-1, stiamo dominando, non devi rompere le scatole. Stiamo dominando. Tu stai guardando Siena, stai guardando Siena. E allora occupati di Siena, perché tanto poi ci dobbiamo fare problemi a bocciare Pazzini. A te che la Juve l'avete detto. Sentivo il venticello, ti avevo detto di stare zitto, era meglio. Sentiva il venticello, il gol, ve lo faccio vedere. Sei contento, allora, sei contento adesso? Stai zitto, devo dire che sei contento. Te lo voleva dire, Fabio. Ah, ecco, Giaccherini è qui, guardate, no, fa partire un lancio preciso per Borriello che nell'area piccola di testa si tuffa e l'appoggia in gol. Quindi per Borriello un gol facile, come si dice, basta spingere, colpo di testa in tuffo, gol 2-0, partita risolta anche per quanto riguarda la Juventus. Fabio, ho una domanda, posso chiedere a Vito Lieri di continuare a commentare la Juventus? Va bene, attenzione. Clamoroso! Gol del Novara! Ma smettila, sciocchino, ma smettila! Ma non si fa così, questa sta è una vigliaccata. È una vigliaccata. Non è un buon pallone per Vucinic, esce e poi arriva Vinale! E li abbiamo sciacquati anche stavolta. Arturo Vidal, ma vieni, 3-0. Ormai è la passerella. Chiamate su Matteo Gatti, ha segnato davvero anche lui, felice come Chirico. È saltato tutto. Gol del Cesena, incredibile. Ce lo vuoi descrivere tu, Rossi? Sì, Fabio, accade questo dalla tre quarti. Questo è Rodriguez. Gol dell'Inter! Gol dell'Inter! Gol dell'Inter! Autogol, uno per parte. Vai, vai via, vai via, vai via. Vallo a vedere, Rossi. No, vallo a vedere. Vai via di lì, Rossi. Vai via di lì, vai a vedere il gol dell'Inter. Se no, come fai a descriverlo? Ci penso io. Un tiro di Obi deviato e la palla finisce in gol. Quindi pareggia l'Inter 1-1. Attenzione, la Juve. Salta l'avversario il tiro e poi la buona gol. Favoloso di Pirlo. Vogliamo altro lancio favoloso di Pirlo. Fa
Mutari. Attenti, disintegrati. Va bene, l'onda Volvo, l'onda. Gol dell'Inter, ragazzi. Siamo anche noi, la tripletta. Aveva ragione l'avvocato Naboldi. Zárate, Zárate, gol. Elia, mamma mia, sfiora il quinto gol, Elia. Datemi la classifica, bene. Anche l'Inter in questo momento. Ammonito, ma se segna anche Elia proprio. No, non vorrei essere sembrato volgare o blasfemo, ma la definizione è proprio questa. Cioè, praticamente gli è saltato addosso. Non l'avevo visto. E si è fatto trascinare per due o tre metri fin quando l'ha portato giù. Esattamente come. Facciamo una moviola umana, dai, Giorgia. Ma per favore, bisogna subito andare oltre. Allora, andiamo avanti. L'Inter è stato ammonito nella circostanza con la solita galoppata che conosciamo, però poi perde, regala il pallone all'avversario. Tu dimmi. Il solito passaggio. 37esimo minuto, ancora no. Rodriguez, no. Tentativo di trasferire. No. Siena in gol. No. Gol del Siena. Con un'azione destro solo davanti ad Abbiati. Abbiati compie un vero e proprio miracolo sulla respinta, non Fabio ha problemi a metterla dentro Bogdani, quindi 2-1. 2-1 e adesso Siena ci credono. E adesso passiamo di qui. Bogdani, l'onda Lolli e Ranocchia hanno mancato il pallone. Attenti al Milan intanto. Che uscita di Nocerino, spettacolare, si proietta in area di rigore. Le sue finte, la palla gli rimane lì, un altro dribbling, Nocerino tira. Nocerino! 10 gol in campionato! Noce in doppia cifra! Faccia lo stemma del Milan! Faccia lo stemma!